Siamo con Sergio Brivio per il consueto aggiornamento meteo, questa volta in versione speciale. Infatti è il weekend pasquale. Sergio, cosa attendono i bergamaschi? Attende ancora tempo instabile, come ormai accade da diversi giorni, instabile soprattutto con temperature che sono in altalena. Infatti per quanto riguarda la Pasqua ci dobbiamo aspettare delle belle schiarite al mattino e per buona parte del pomeriggio, mentre nelle ore tarde del pomeriggio e per la sera sono attesi dei temporali che dalle montagne scenderanno fino sulle pianure, quindi fino su Bergamo, sulle pianure del Bergamasco. Le temperature rispetto alla giornata di sabato saranno in deciso aumento grazie alla maggior presenza del sole. Per quanto riguarda invece il giorno di Pasquetta, è attesa una nuova perturbazione che porterà nuove piogge, soprattutto dal pomeriggio e per tutta la sera e la notte. E per quanto riguarda invece la prima settimana di aprile, queste piogge abbandonano il nostro territorio o rimarranno? Diciamo che rimarranno, in quanto la situazione rimane instabile a grande scala su tutto il comparto europeo, e quindi l'Italia e anche la Lombardia sarà interessata ancora da una serie infinita di perturbazioni che alterneranno giornate asciutte con qualche schiarita, nuove giornate instabili con cieli grigi e piogge sparse. E quindi questa primavera fa fatica davvero arrivare? Sì, quest'anno la primavera fa fatica ad arrivare, probabilmente farà molta fatica, in quanto riteniamo che almeno fino a metà mese questa situazione grosso modo non cambierà, quindi lo scenario prevalente sarà quello che stiamo vivendo in questi giorni, con le temperature che durante gli episodi piovosi saranno piuttosto fredde, quindi sotto le medie del periodo, e chiaramente quando ci sarà sole, essendo la stagione ormai avanzata, le temperature si faranno un po' più miti. Generalmente comunque riteniamo che solo a partire dalla seconda parte del mese la situazione possa gradatamente rientrare nella normalità climatica della primavera.